Nella nostra vita sfruttiamo il corpo al massimo, alcuni più di altri. La maggior parte di noi sa gestire ferite normali. Con un po' di aiuto, il corpo si ripara da solo. Se il corpo soffre a causa di ferite estreme, come Joe Deloria, solo la tecnologia può aiutare. Potrebbe trasformarlo nell'uomo bionico? Ero in missione con l'esercito in Afghanistan. Stavamo lavorando su dei congegni esplosivi improvvisati. Eravamo un paio di veicoli indietro e quello davanti a noi è stato colpito da uno dei congegni. Allora io sono sceso e ho iniziato a fare l'analisi dell'esplosione. L'ultima cosa che ricordo è che mi sono svegliato in una grossa nube di polvere e tutto sembrava nero. Non sentivo più le gambe e ho anche visto il mio braccio maciullato. Quel congegno ha spazzato via le gambe di Joe e il braccio sinistro fino al gomito. È stato portato al centro medico di Walter Reed, nel Maryland, dove si cerca di aiutare chi ha avuto danni traumatici. Qui si lavora sul corpo per far sì che riesca ad adattarsi e a guarire dai traumi. Joe, però, è coinvolto in un esperimento ben più coraggioso. Un gruppo di esperti sta usando la bionica per dare a Joe un braccio artificiale completamente intuitivo e controllato dal suo stesso cervello. Ora lo faremo scivolare piano piano sopra. Eccellente. Come te lo senti? Lo sento bene, qui benissimo. Sul gomito. Ottimo, sembra a posto. Ok. Bobby, ora ti metterà la mano artificiale. Puoi afferrare il polso, sì, per favore? Va bene. Joe ha già sperimentato il software che controlla la sua mano bionica. Ma è la prima volta che qualcuno prova a usarla. Adesso, con la mano montata sulla protesi, come la senti? Ti sembra ancora comoda? Sì, è ancora comoda. Ho abbastanza mobilità articolare. Senti il peso della mano? Sì, anche se non riesco a muoverla più di tanto. Mi interessa sapere se sì. È comoda. Trasmette il peso al braccio in maniera confortevole? Bene. Quindi adesso posso controllare la mano. Lo sto facendo solo con i miei muscoli. E il braccio col quale Joe sta lavorando è una protesi incredibile. Può replicare tutti i movimenti di una mano umana. La sua velocità, la sua forza. Il modo con cui Joe controlla la mano bionica è straordinario. Se lui prova a muoverla, il computer della mano bionica trasforma i segnali elettrici provenienti dai muscoli rimasti in movimenti. Abbiamo preso i segnali elettrici dei muscoli del braccio ancora esistenti e li abbiamo trasformati in segnali digitali per poter controllare l'arto robotico. Quindi quello che devo fare... Già. ...è afferrare... Oh, cavolo. Posso stringere quel muscolo e la mano si chiude. In effetti fa quello che gli dico di fare. Quindi adesso stringo. Lo sto facendo con i miei muscoli. Quello che faccio è flettere questo muscolo, che in questo braccio è quello che usi per muovere il polso. Ma è qui, che va avanti e indietro, ed è questo che loro rilevano. Quindi se voglio girare, se voglio ruotare il mio polso, ruoto il mio braccio in questo modo, e lui percepisce questo muscolo qui. Così, apri la mano. Cavolo. Guarda quanto è incredibile. Sta replicando la velocità di una mano umana. La cosa che rende unica questa protesi è che è la sola al mondo a permettere il singolo controllo delle varie dita, pollice, polso e delle varie funzioni della mano, quasi come una normale. Sì, funziona davvero bene. Controllare il dispositivo non è semplice. Per Joe è faticoso. E il computer deve imparare quali segnali interpretare e trasformarli in movimento. Indossarla per andare a cena con la mia famiglia ed essere in grado di sedermi e afferrare il sale o qualcos'altro. È veramente fantastico, davvero.